Buongiorno a tutti, sono Tony Pesca dal mio negozio di Albano Sant'Alessandro. Quest'oggi vi volevo far vedere un articolo, diciamo storico perché è di tanti anni fa, ma è stato riprodotto negli ultimi anni dalla ditta Iniesti, in quanto per un certo periodo non c'era più stata produzione. E parliamo di questo accessorio molto utile per chi pratica la pesca sul fiume, che è un cinturone. Che una volta, come vi dicevo, veniva prodotto in cuoio, poi per un certo periodo non c'è più stato il produttore e adesso è stato negli ultimi anni, diciamo così, riesumato il progetto e depositato dalla ditta Iniesti. Questo è l'articolo, è molto utile e adesso vi farò vedere le sue caratteristiche e la sua utilità soprattutto. Allora, lo indosso così si capisce meglio il suo utilizzo. Allora, è un accessorio che andremo a utilizzare soprattutto per chi pratica la pesca in fiume. Avrete già capito la sua utilità. Vedete, questa è una fascia piuttosto larga, molto robusta. Infatti a inserirlo le prime volte si fa quasi anche un po' fatica perché ovviamente deve avere una certa tenuta perché altrimenti dovrà sorreggere la nostra canna nel momento in cui dovremo innescare, cambiare l'amo. Fare insomma le varie attività di quando in pesca poi si rende necessario quando rompiamo un amo, quando dobbiamo innescare, quando dobbiamo pasturare, eccetera, quando dobbiamo fiondare. Allora, come potrete vedere, è una fascia che avvolge molto bene, è una semirigida, è una gomma rigida, gomma PVC, diciamo, di ottimo spessore e che chiaramente crea anche quasi un busto. Una specie di busto. Da una parte abbiamo un moschettone per poter attaccare qualche accessorio oppure un pezzettino di corda anche per poter attaccare un retino portapesci. Vi faccio vedere, prendo una qualsiasi canna da fino a canne di 6-7 metri, non ci sono problemi di sostegno. L'andiamo a inserire lateralmente e la canna rimane da sola in posizione. In questo momento noi potremo lavorare essendo in acqua con gli stivali alti. Potremmo lavorare per innescare, per non avendo magari degli appoggi, non avendo la possibilità di avere gli accessori a portata di mano, avremo il nostro giubbino con i nostri accessori e potremo lavorare, sostituire la lenza piuttosto che fare altre cose, rimanendo in acqua. Quindi questa qua è la grande utilità di questo accessorio che sicuramente molti, conosceranno, ma che magari qualcuno non ha mai visto. Come vi dicevo, è di vecchia data, è stato, ripristinato negli ultimi anni. Dalla ditta Iniesti è molto comodo e molto utile. Non ha difetti, diciamo, perché è robusto e fa perfettamente il suo servizio. Il costo di questo accessorio è di circa 40 euro, 39-40 euro, insomma. Costa un po', però diciamo che lo si compra una volta per non cambiarlo più. Lateralmente c'è questo in sostegno fatto in plastica dura, quindi è garantita, diciamo, una lunga durata. Ecco, è realizzato con materiali di ottima qualità che non ci daranno problemi. Come vi dicevo, una volta veniva realizzato in cuoio, adesso i materiali sono, diciamo, più evoluti, più moderni, però è assolutamente molto utile. Una piccola parentesi, questo è un accessorio per questo utilizzo che vi ho detto. In alternativa a questo ci potrebbe essere, perché spesso quando si entra in acqua il problema è di avere un puntale reggicanna piuttosto alto, soprattutto quando si va nei fiumi dove appunto si deve entrare in acqua fino, spesso fino quasi alla vita, no? E allora il problema è di riuscire a piantare il poggiacanne e questo, diciamo, ovvia il problema. Stiamo però realizzando, e spero a breve che sarà pronto, un puntale alto che possa ovviare a questo problema, che sia facile da piantare anche nei posti più difficili dove ci sono rocce e dove ci sono dei fondali, dove è difficile piantare un picchetto. Sarà un picchetto piuttosto alto dove in cima potremo mettere un piatto portaesche e poi avere un poggiacanne e poi la possibilità di attaccare anche un retino. Ma questo sarà una cosa che vedremo più avanti. Lo stiamo realizzando in modo che sia valido e che sia funzionale soprattutto e possibilmente non troppo costoso. Comunque questo lo vedremo in seguito. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi aspetto in negozio per vedere questo cinturone, perché no, per acquistarlo. E come sempre iscrivetevi alla mia pagina Facebook, Mercatino Togni Pesca, per tutte le offerte, l'usato, le occasioni e tutto quanto pubblichiamo ogni giorno.
E poi mettete un mi piace e iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Grazie a tutti, ciao amici pescatori, alla prossima!